vi ha spiazzati, come avete colto la decisione di Maroni? Beh, sicuramente ci ha colto di sorpresa, non ne aveva mai fatto parola con nessuno e stavamo lavorando. Detto questo, è un gesto di grande coraggio che evidenzia la levatura personale di un uomo che ha dedicato 5 anni senza risparmiarsi a migliorare la Regione Lombardia. 10 riforme importantissime messe in campo che hanno portato avanti la Regione Lombardia. Oggi ritiene conclusa un percorso di dedizione, di servizio ai lombardi, e senza avere nessuna garanzia sul futuro fa un passo diverso nella propria vita. Quindi ringraziamo il presidente Maroni e ancora di più oggi lo apprezziamo per l'uomo e per il politico. Ora cosa succede, assessore, dal punto di vista del centrodestra per le regionali? I lombardi sono abituati a valutare chi li governa sulla base di quello che hanno fatto, non delle promesse. Siamo un popolo concreto, un popolo serio. Noi abbiamo lavorato molto bene, lo facciamo da 15 anni, ogni indicatore lo dice, quindi affrontiamo la campagna elettorale con grandissima serenità. I partiti decideranno oggi, in queste ore, chi sarà il candidato, ma qualunque sia il candidato, abbiamo una coalizione coesa, una coalizione che è in grado di portare fatti concreti che hanno migliorato in tantissimi settori, dai trasporti alla sanità, allo sviluppo economico, all'attenzione a chi ha bisogno, la qualità della vita dei lombardi, e quindi andiamo a farci giudicare su questo. Come si affiancherà a Maroni circa il nome di Attilio Fontana, cosa ne pensa? Attilio Fontana è un uomo che ha lavorato molto bene, ha governato per 10 anni il comune di Varese. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui per 5 anni in ANCI Lombardia e ne ho apprezzato la qualità di un uomo concreto, serio, a disposizione delle istituzioni, non fazioso, non ideologico, ma al servizio della sua comunità. E quindi, secondo me, se lui dovesse essere scelto, sarà sicuramente un grande presidente, amato come è stato amato fortemente a Varese.